Saluton. Mi estas felicia, mi povas paroli vin. Mi estas Pino. Kiu vi estas? Eravamo una famiglia e poi è mancato il padre. In quella casa proletaria con le porte sempre aperte entrava chiunque ad ogni ora. Pino tornava dalla ferrovia. Se io stavo ancora lavorando andava di là a cucinare per noi e chiunque era in casa. Invitava tutti a restare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Con le tensioni del mondo entrava in casa l'allegria. La mia macchina da scrivere, le tesi impaginate. Quanti ragazzi in giro per casa, si finiva poi per parlare di tutto, i vicini avanti e indietro, poi tanti bambini, compagni di gioco per le pile, gli studenti sopra i fogli da correggere, o in cucina a fare il caffè. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Poi è arrivato il 69, un anno pieno di angosce. Anche noi due la sentivamo. Non vedo l'ora che finisca questo anno. Anche noi due la sentivamo. Non vedo l'ora che finisca questo anno. Pino torna dal lavoro alle 6 di mattina e va a dormire. Porto a scuola le bambine, faccio la spesa, torno e pulisco il pavimento. Si presenta un compagno, vai di là a svegliarlo. Sono le 2, è tempo di andare. Prenditi il cappotto, non ne ho bisogno. Prenditi il cappotto, è l'ultimo ricordo. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Appena poche ore arriva la polizia, si mettono a cercare cosa spera di trovare. Qualcosa di nascosto sì che c'è, i regali delle figlie per il Natale. Le bambine continuano a domandare dov'è nostro padre. Fino alla notte fra i 15 e il 16 non smettono di domandare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Io sono anarchico, tu come la pensi? Invitava tutti a chiacchierare. Tiro giù il cappotto da dietro la porta. Avevano ucciso e diffamato Pino. Attaccavano gli anarchici. La battaglia era politica. Non potevo combatterla sotto l'impulso dei sentimenti. La rabbia e il dolore li lasciavo dietro. Ma la notte restava mia. Soltanto il giorno era un'altra cosa. Ciao Pino.